Uè, bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video. Io sono Xuder e ragazzi, anche oggi appuntamento come ogni giorno alle 13 con Rush Wars. Siamo in diretta su Twitch, ci trovate, mi trovate di là insieme a tutto il clan, siamo in top mondiale e ragazzi, Proat, ieri ho trovato il coach, la mia prima carta leggendaria. L'ho trovata nel baule raro, quindi un culo assurdo. Always referring to himself in the third person. Ve lo traduco. Si parla sempre di sé parlando in terza persona. Il coach crede che sparare per primo sia la risposta a tutte le domande, dice il coach. L'abilità di questa truppa leggendaria, perché ogni carta leggendaria ha una truppa, ha un'abilità unica, è quella di utilizzare più volte durante il match la furia. Quindi c'è un tasto proprio con il megafono di fianco a lui, in basso a sinistra, e cliccandoci sopra parte l'effetto furia e con un cooldown poi può ricominciare. Lo potete utilizzare tutte le volte che volete. 500 di salute al livello 1, 22 di danno, però spara con un mitra, 100 di danni al secondo e attacca in 1.1 secondi. Attacca sia la terra che l'aria. Qual è, ragazzi, un buon deck se avete il coach? Secondo me, utilizzare uno scudino con tre bazooka e il coach potrebbe darci una mano non indifferente. Io ci metterei per sicurezza una bella cura, in modo da poter, ovviamente, come si dice, due scudini, scusatemi, e possiamo metterci anche... possiamo metterci anche un bel pitcher, che secondo me fa male ugualmente. Se non avete ancora la disponibilità di giocare 6 truppe, non giocate il pitcher, non è ovviamente un problema. Andiamo a vedere in game, ragazzi, come si comporta questo coach. Vediamo un po'. Miniera interessante contro Dio, direttamente. Lo giochiamo qua. Giochiamo gli shield davanti e cerchiamo di mettere i bazooka in modo che possano attaccare tutto il tipo così. E il pitcher qua. Proviamo. Vediamo se si avvicinano. Ok, vai con la furia adesso. Salviamo gli scudi. Dai, guarda che buona la giocata. Attenzione al mortazzone. Ok, riusciamo a togliere il cannone. Di nuovo la furia. Devastato. Devastato. Devastato, ragazzi. Chiedo scusa per l'audio un po' alto di gioco. L'ho abbassato. Devastato. Come avete visto, i tre bazooka dietro, il coach centrale, i due scudi e una cura ci hanno permesso di guadagnare 3 stelline, ragazzi. Ci apriamo anche un baule. Già che diciamo buono il baulozzo raro. Attenzione, lo vediamo. Intanto vi ricordo 101 di gold, attenzione. Dai, jetpack non mi piacciono. L'arcade è buono. Buono il mortazzone per la difesa, nice. Buono la furia. Oh, è lo sneaky ninja, ragazzi. Vi ricordo che se vi piacciono i video di Rush Wars, mettete un bel like e commentate sotto questo video e guardateli, così posso capire se continuare a portarlo anche su YouTube. Ci prendiamo i gold dalla miniera. È veramente tanta roba il coach. Dai, ci facciamo un altro attacco prima di salutarci. Riproviamo con un'altra miniera, vediamo se funziona. Avete visto, il coach ha utilizzato la furia, quindi adesso ha bisogno di recuperare la salute prima di poter essere nuovamente schierato in campo. In realtà questo deck funziona bene anche senza coach, o meglio, dovrebbe girare abbastanza bene. Possiamo spendere una gemma per ripiazzarlo in campo, quindi stiamo un attimino a vedere. Lui ha un mortazzone dietro. Qua secondo me è corretto fare uno split. Minchia, questo c'ha una bella minierazza, raga, eh. E se noi giocassimo invece bassi e puntiamo, alla miniera con il pitcher qua. Voglio provarci così. Cerchiamo di salvare gli shield prima che perdano lo shield. Ancora un attimo. Li salviamo adesso. Buona la cura. Ok, via l'outshot.
Fa malissimo il bazooka, ma riusciamo a toglierlo. Se riusciamo a sostenere i colpi di quello, di quel bazooka là e del mortazzone. Intanto stiamo andando a prendere i gold. Guarda, buono, buono, buono. Forse, forse ce la si fa. Via il mortazzone, via il suo bazookiere. Peccato per il mortaio al 5, ragazzi. Comunque abbiamo fatto 26 di gold. Non male. Potevamo splittare ovviamente le truppe, ma non giocata assolutamente male. Insomma, ragazzi, questa truppa, questa leggendaria, per essere la prima, è veramente tanta tanta roba. Io spero che vi sia piaciuto questo video. Mi raccomando, fatemi sapere qua sotto se avete invece voi dei deck da utilizzare con il Commander, in modo che chi magari vuole saperne di più può leggere i commenti. Io vi ringrazio per aver guardato questo video. Come sempre, vi devo salutare con l'outro di Fortnite. Noi siamo in live su Twitch. Ciao! We'll be right back.